Buongiorno a tutti. Allora, andiamo a vedere come sono andate le altre 8 gare di Champions League. E devo dire che vedendo gli highlight, si può dire, è giusto highlight come pronuncia, gli highlight, c'è una partita che mi ha fatto inviperire per il risultato, ma è stata bellissima, bellissima. Vedendo gli highlight è stata una figata di partita, purtroppo è finita solo con quel risultato lì, ma partiamo con le due gare veramente delle 18:45 di una noia, Dinamo Zagabria Celtic è stata un'agonia, meno male che avevo diretta gol, ogni tanto si girava su Girona Liverpool che è stata un attimino più viva, ma Dinamo Zagabria Celtic veramente un'agonia, un proprio della serie non facciamoci del male. Cioè, lì rivaluti anche la partita dell'Inter con la Bayer Leverkusen, che qualcosina hanno fatto, poca roba anche lì, veramente. Però Dinamo Zagabria Celtic erano tutte e due che non avevano paura a scoprirsi, poche occasioni da gol, da noia. Girona Liverpool è stata un attimino più giocata, alla fine l'ha vinta il Liverpool su calcio di rigore, che c'era, vabbè, ma d'altronde adesso col VAR, ragazzi miei, a meno che non è proprio super mega borderline, non, difficilmente sbagliano. Poi, vabbè, ripeto, ci sono quei calci di rigore che se lo dai lo sbagli, se non lo dai sbagli uguale, perché sono proprio al limite. Quei classici rigori in cui dicevano non l'ha dato, se lo dava faceva bene, ma non darlo non è uno scandalo, ecco. Oppure l'ha dato, se non lo dava, vabbè, però non darlo non è uno scandalo, ecco, quei rigorini così, i rigorini cosiddetti, no? O quei mezzi rigori che... Però tendenzialmente anche sui rigori, puoi vederlo e rivederlo, poi ripeto, ci sono situazioni che qualsiasi decisione prendi la sbagli. Andiamo alla partita invece Brest-PSV Eindhoven che mi ha fomentato. Perché io avevo giocato le due vittorie di PSG e Bayern, non avevo giocato l'Inter perché temevo una partita, l'avevo detto anche in sede di pronostico. Poi abbiamo giocato di merda, vabbè, lasciamo perdere. E poi avevo giocato l'over 1,5 nelle altre partite, che dovevano essere altre 4. Sì, perché sono 9, 2 si sono giocate al pomeriggio, 2 le ho giocate lì, una l'ho saltata, quindi erano le altre 4. E per Brest PSV l'ho presa in quel posto perché è finita solo 1-0. Però vedendo gli highlight, allora, primo tempo il PSV Eindhoven ha tre occasioni clamorose col portiere che para di tutto e di più e forse prendono anche un palo. Prima volta che il Brest va in attacco, segna. Cross, colpo di testa, palla sul secondo palo e palla in rete, perché poi arriva il giocatore e la spinge dentro. Nella ripresa, occasioni da una parte e dall'altra, pali, paratone del portiere, parate del portiere che non sa neanche lui come le ha fatte. Anzi, lo sa perché è rimasto giù, perché la palla è finita in un posto poco simpatico e se ti arriva una pallonata in quel posto poco simpatico, potresti anche schiattare, perché lì sono proprio delle zone molto sensibili di noi maschietti e fa molto male. Quindi è stata una partita che poteva finire 4-3 tranquillamente, 3-3, 4-3, 8-7, eccetera, è finita 1-0. Perché veramente occasioni su una, occasioni da una parte e dall'altra, i due portieri che sembravano Superman, che paravano di tutto e di più, svolazzavano, che era un piacere. Diciamo che è stata la sagra del gol sbagliato anche. Salvataggi sulla riga, col giocatore salta al portiere, tira in porta, arriva il difensore, la salva sulla riga, scivolatona. Bellissima partita, purtroppo è finita solo 1-0, quindi uno vede un 1-0 come me e non vede magari la gara, gli parte... Ma porca di me della... Perché gli me l'ho detto, io le partite che terminano 1-0, poi magari, però
La vedi? È però. Guarda, veramente, se ci fosse stata, per dire, una serata che uno dice, mica che serata di merda, no? Perché no? Ma no, dai, ti porti in un posto fico, scendi, guarda quella lì, guarda quella lì, guarda quella, guarda, ecco, per intenderci, no? E lì veramente, Brescia-Schwendhoven è stata una partita ricchissima di occasioni da gol, che hanno esaltato i due portieri, soprattutto quello del Brest, che ha parato di tutto e di più, infatti la porta inviolata, e anche un po' di fortunella, perché palloni che finiscono sul palo interno, portiere che respinge sul palo, tiro che termina sul palo, portiere che si tuffa a caso e riesce a respingere il tiro a botta sicura del giocatore. Sapete quei classici tiri? Ti arriva al cross basso, tu calci, già pregustando il gol, e il portiere si tuffa alla disperata e la respinge un po' come viene, viene col corpo, un po' come feci la parata io quando giocammo nel lontano 2018 contro la nazionale poco, la nazionale scappati di casa degli youtuber, che feci una parata di faccia con un tiro da 2 metri, proprio a botta sicura, PAM! E rientra in campo dopo un minutino, ecco, con Luca Nerazzurro, che da allora mi chiama Bomber. Andiamo a Shakhtar Donetsk Bayern Monaco. Shakhtar che si illude. Shakhtar si illude con l'allenatore che si esalta perché lo Shakhtar passa in vantaggio 1-0 dopo pochi minuti. L'allenatore esaltatissimo, sì, così, no, come un pazzo. Siamo al sesto minuto, giochi col Bayern Monaco. Cazzo, esulti. Si esulta con moderazione perché mancano 84 minuti. E infatti non ha fatto in tempo a finire di esultare che il Bayern Monaco subito pareggia. Poi nel primo tempo c'è stata un'altra occasioncella per lo Shakhtar, anche importante, su un cross basso col giocatore che sbaglia il calcio, il rigore in movimento tirando fuori. Occasioni per il Bayern Monaco, poi si arriva al 44esimo che il Bayern trova il gol del 2-1. E poi nella ripresa il Bayern Monaco. È stata una partita praticamente a senso unico, poi nella ripresa, e sono arrivati altri 3 gol. E ciao ciao Shakhtar Donetsk, non sto a farvi l'elenco di chi ha segnato, eccetera, eccetera. Da notare un Müller che in difesa salva su un contrasto in area, anticipando l'attaccante che da 2 passi poteva segnare, e poi si esalta, manco avesse fatto il gol nella finale del mondiale o di una coppa importante, per intendere, lì, anche lui, no? Sembrava Muller. Avete presente il maestro cattivo del Cobra Kai? Ecco, e quando si esalta ricorda un po' quel personaggio lì. Andiamo a Bruges Sporting. Allora, diciamo che Bruges ha avuto un po' di fortuna, ma aiutati che il cielo ti aiuta, perché praticamente lo Sporting passa in vantaggio. Passa in vantaggio praticamente quasi subito. Il Bruges pareggia dopo pochi minuti, a metà 24esimo, 25esimo minuto del primo tempo. Poi lo Sporting ha l'occasione per ritornare in vantaggio perché c'è questo fallo che inizialmente l'arbitro dà calcio di rigore. Poi invece al VAR si rendono conto che il fallo è avvenuto appena appena al limitar dell'area di rigore, quindi cambiano idea. Meno male che esiste il VAR, magari gli gireranno le balle a quelli dello Sporting, però ragazzi miei, è proprio quello: evitare questi errori, evitare che vengano dati i calci di rigore da metà campo, perché poi il giocatore scivolando, scivolando termina in area, finisce la cadutona in area, ma è iniziata magari 3, 4, 5, 10 metri prima. Tu fischi il rigore, ormai l'hai fischiato, non c'era il VAR allora, e poi dopo rovini le partite, le indirizzi, eccetera, ed è così che poi dopo certe squadre vincono trofei che con il VAR non avrebbero vinto. Vabbè. Detto questo, ragazzoli, proseguiamo.
Perché poi nella ripresa il Bruce si fa pericoloso, si rende pericoloso, fa la partita e alla fine all'83esimo trova il gol del 2-1 che gli regala 3 punti pesantissimi. Domani vedremo, anzi stanotte, sì domani perché poi il video lo farò stanotte dopo che si saranno disputate le partite. Vedremo le classifiche, perché mi sa che il Bruges è in piena lotta, non dico per entrare nelle 8, ma tranquillamente per entrare nelle 16. Noi avremo nelle prime 16 delle squadre che non ti aspetti, nelle prime 8 delle squadre che non ti aspetti, e probabilmente avremo tra la 17esima e la 24esima delle vere e proprie corazzate che probabilmente non si sono trovati male in questo mare un po' stretto. Diciamo che forse questo torneo è più adatto ai cacciatorpedinieri, agli incrociatori e non alle corazzate, almeno strutturato così. Poi naturalmente le corazzate, quando cominceranno a esserci le sfide di andata e ritorno, dovrebbero essere più avvantaggiate, ecco, per intenderci. Ma in questa un torneo folle da slalom, ecco per intenderci, diciamo che la Champions League strutturata così è adatta per gli slalomisti, ma poi quando si partirà con le eliminazioni dirette saranno più i gigantisti, i super gigantisti e i discesisti a essere favoriti rispetto ai, per fare un esempio sciistico. Ecco, per intendere, vedendo anche come sta andando la situazione. Proseguiamo perché il Paris Saint-Germain è andato a vincere 3-0 contro il Salisburgo, con il portiere del Salisburgo che francamente ha salvato plurime plurime volte la sua squadra da una capitolazione ben peggiore. È stata una partita praticamente a senso unico. Negli highlight forse c'è un'occasione per il Salisburgo degli ultimi minuti, probabilmente basta, perché per il resto è stato un monologo Paris Saint-Germain. E infatti anche il cronista al terzo gol del Paris Saint-Germain ha detto: finalmente si è visto un Paris Saint-Germain che ha giocato veramente bene a calcio e che ha fatto. Però bisogna anche guardare l'avversario, ragazzi miei, perché io quando sento le esaltazioni di determinate squadre dopo che magari hanno vinto 4-5-0 contro nessuno, anche no, cioè un po' di sì, si è vinto, però ci sta. Giocavamo contro quelli. Sarebbe stato più sorprendente se avessimo vinto solo 1-0. Ecco, diciamo così. Bella partita a Lipsia, dove l'Aston Villa vince 3-2 e devo dire anche i gol di pregevole fattura, soprattutto quello del 1-2 e quello del 2-2. Ma anche gli altri non erano male, ma alla fine la spunta l'Aston Villa, qui è stato anche annullato un gol per un fuorigioco di partenza al momento dell'inizio dell'azione, col grave disappunto del giocatore che aveva segnato, che ci è rimasto molto molto male. Comunque l'andamento è stato Aston Villa in vantaggio, pareggio dell'Ipsia, di nuovo Aston Villa in vantaggio, terzo gol dell'Aston Villa annullato, pareggio dell'Ipsia e alla fine gol dell'Aston Villa per 3-2. Quindi bella partita, divertente, eccetera, eccetera. L'Ipsia che, ahimè, resta ancora a 0 punti e ormai può dire ciao ciao alla Champions. E quindi già una squadra tedesca fuori dalle balle, che non è male, visto che ne avevano 5 come noi, almeno par condicio. Da noi uscirà il Bologna, temo, a meno che stasera non riesca a fare il miracolo di vincere col Benfica, e allora riaprirebbe delle piccole chance di rientrare in corsa, ma in ogni caso sarà durissima, perché anche se dovesse vincere le prossime 3, arrivi a 10, non penso siano sufficienti per entrare, ma forse sì, forse con 10 punti ce la fai a entrare nelle 24. Dopo la vittoria divertente, bella, eccetera, poi andatevi a vedere i gol. Andiamo a vedere come è andata Atalanta-Real Madrid.
Allora, il primo gol del Real Madrid è un'invenzione del buon Mbappé che lascia sul posto il capitano dell'Atalanta e entra in area e piazza il gol del vantaggio. Poi l'Atalanta a fine primo tempo la pareggia su rigore. Perché è vero che il giocatore del Real Madrid tocca il giocatore dell'Atalanta, ma lui si scabetta da solo. Se andate a vedere l'immagine, lui lo tocca. Il giocatore dell'Atalanta si scalcia da solo e va per terra, quindi sì, danno procurato, ecco, però dire rigorissimo, rigorino che ci può stare, perché comunque lo sgambettamento, l'autosgambettamento è dovuto comunque al tocco del giocatore del Real Madrid. Di che Taler fa vedere che lui i rigori li sa tirare, lo mette sotto l'incrocio spiazzando il portiere, quindi 1-1. Poi però, dopo un po' di occasioncelle, un tiro, di, se non erro, di un Lookman bello carico, comunque che ieri sera ha messo plurime volte in difficoltà, diciamo così, il portiere del Real Madrid, arriva il gol sfigatissimo. Perché c'è l'azione del Real Madrid, palla rinviata che finisce sui piedi di un compagno. La palla torna indietro e finisce sui piedi di Vinicius, che sarebbe in fuorigioco qualora gli fosse arrivata da un compagno. Se quel rimpallo, rinvio del giocatore dell'Atalanta contro un giocatore del Real Madrid, palla a Vinicius, era fuorigioco. La sfiga ha voluto che è finito rinvio di un giocatore dell'Atalanta, quindi giocatore dell'Atalanta che rinvia, palla sul giocatore dell'Atalanta che torna indietro, quindi è un retropassaggio di un giocatore dell'Atalanta praticamente, anche se è in rinvio e torna indietro. E quindi Vinicius Junior, anche se è in fuorigioco, è in posizione regolare perché la palla arriva da un giocatore della squadra avversaria, palla in buca. 2-1 Real Madrid. Poi vabbè, arriva il gol di Bellingham e lì forse carne secchi, un po' di colpettine ce le ha perché il tiro di Bellingham non è propriamente irresistibile, è piazzato. Ma non è nell'angolino, è a tre quarti porta e lui era troppo spostato verso l'altro palo perché forse si aspettava il tiro sul suo palo. Invece Bellingham si accentra ancora di più e lì carne secchi dovrebbe fare quel passettino in più verso il centro della porta, invece probabilmente rimane anche lui piantato sulla parte opposta della porta, quindi quando il Bellingham calcia e lui si tuffa è troppo spostato sull'altro palo e quindi non ci arriva per un nulla. 3-1 Atletico Real Madrid. Poi però dopo averci provato prima il buon Lookman ben servito da Samardžić ci riprova un'altra volta a tirare sul primo palo e stavolta il portiere Real Madrid non ci arriva e l'Atalanta accorcia le distanze. E poi ragazzi miei, arriva l'occasionissima, sempre Lookman scatenatissimo, va sulla fascia, cross un po' troppo forte forse, però lì se anziché andarci di piattone ci vai di collo pieno, un po' più cattivo, la segni. Invece avete presente il gol che sbagliò ieri contro la Corea, se non sbaglio? Quando gli arrivò quel cross sul secondo palo, lui ci arrivò però ci arrivò in spaccata e la mandò alta. Qua era un attimino più semplice perché Retegui ci arriva col piattone, solo che lo posiziona un po' male, la palla gli rimbalza male sul piede, va alta dall'area piccola, perché praticamente il cross gli è arrivato in zona area piccola, appena fuori dall'area piccola, 5 metri dalla porta, te. Quindi bastava toccarlo quanto bastava, dritto per dritto, ed era gol perché il portiere non ci sarebbe mai arrivato, era sull'altro palo, e invece la banda alta era l'ultima occasione, poteva finire 3-3, è andata male. Però ragazzi miei, è un'Atalanta viva, vivissima e anche un po' sfortunata perché veramente il secondo gol del Real Madrid nasce da una carambolona, non è un'azione, per dire, il primo e il terzo gol del Real Madrid sono delle azioni dei loro fuori classe e quindi non puoi dire nulla.
un po' carne secchi sul tiro di poteva fare meglio, ma vabbè, era comunque un tiro da dentro l'area di rigore, quindi non è che possiamo dargli così tante colpe. Il secondo è sfiga. Il secondo gol del Real Madrid è veramente sfiga. Un rimpallo. Se no la palla andava chissà dove, ciao, non segnavi più. Vabbè, è andata così, l'Atalanta è ancora in piena lotta anche lei per un posto nei primi otto. Poi lo vedremo domani la classifica. Il guaio è che il Real Madrid si sta riportando sotto dei, dopo vedremo anche lì la classifica del Real, in posti che le competono un attimino di più. Non so se il Real riuscirà a entrare nelle 8, ma sicuramente starà teoricamente nelle prime 16. Teoricamente. Meglio così, visto e considerato che mi auguro che la Juventus e il Milan riescano anche loro a stare nelle 16. Temo che nelle prime 8 difficilmente ci riusciranno ad arrivare, poi vedremo. Vedremo anche stasera, perché se la Juventus stasera vince, può candidarsi anche lei per entrare nelle prime 8. Però, ripeto, col City, è vero che è un City un po' così così. Però non è che la Juve stia facendo sfracelli, eh. Col Bologna gli è andata bene. E ragazzi miei, il Bologna in Champions ha fatto un punto, una tristezza. Quindi è vero che ha avuto tutte sfide toste, perché non ha avuto, a parte lo Shakhtar, le altre gare erano tutte con squadre toste. Uno dice, ma Gigi ha incontrato anche il Lille, è andato a vincere sia con l'Atletico che il Real Madrid in trasferta, eh. E vedremo stasera cosa farà. Quindi, anzi, stasera c'è la partita con lo Sturm. Vedremo. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Questo video ve lo metto alle 8:30, quando sono finite le gare di Champions League, così ve lo vedete con comodo prima di vedere la seconda parte delle partite alle 21. Detto questo, vi saluto e vado a vedermi diretta gol Champions League delle gare delle 18:45, che sulla carta appaiono scontate perché abbiamo l'Atletico Madrid che gioca con lo Slovan Bratislava e il Lille che gioca con lo Sturm Graz. Vedremo. Detto questo, vi saluto. Vi ho detto, per quanto riguarda la classifica totale, la faremo nella notte, stanotte, e la vedrete domani mattina. Perché adesso sarebbe una classifica parziale, aspetto che finisca la sesta giornata e facciamo un bel recapone della situazione a 2 giornate dalla fine. Tra l'altro le 2 giornate si giocheranno l'anno prossimo, a gennaio, metà gennaio, fine gennaio. Quindi è tutto rimandato all'anno prossimo, però probabilmente adesso, a 2 giornate dalla fine, si potrebbe già capire quali squadre, ahimè, possono già considerarsi al cinema. E quindi le ultime 2 gare le giocheranno per onor di firma o per orgoglio. Quindi vedremo chi dovrà affrontarle e come si le giocheranno, ecco, appunto. Detto questo, ciao!